Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, dopo due settimane, tre settimane, quant'è che è passato, ritorna Euro Truck, me l'avete chiesto in tantissimi, anche su Facebook, nei commenti, quindi sono contento di riportare di nuovo un episodio, perché vi ricordo che nello scorso siamo partiti da Düsseldorf, se non sbaglio, e siamo scesi giù per andare verso Genève, ma ci siamo fermati a Lussemburgo perché più o meno a metà strada, e oggi ci occupiamo di finire il viaggio, arrivare fino a Genève. Allora, direi di non perdere tempo, adesso mi rimetto solo un attimo, ecco così, e poi mi rimetto anche lo specchietto destro. Perfetto, accendiamo il nostro bellissimo Scania RJL, perfetto, voilà. No, beh, adesso abbiamo dei tempi da rispettare, altrimenti ci potevamo anche fermare un attimo a guardare le modifiche che potevamo fare il nostro mezzo, ma direi che non è il caso. Ah, per i fari com'era già? No? Ok. Solo posizione. Perfetto, perfetto. Ok, non c'è nessuno. Freccia e ci mettiamo nella circolazione. Oddio, va bene, attenzione ragazzi, potrebbe succedere un incidente da un momento all'altro. Ok, non ho toccato di là, perfetto. Anche lui è fermo, rimani verde per favore, grazie. E voilà. Hai trovato una... Ok, pensavo già fosse tipo una multa, invece no, per fortuna. Allora, dobbiamo andare dritti, quindi ci teniamo di qua. Perfetto. No, forse in realtà per andare dritti dovrei tenermi a destra, ma va bene lo stesso. Perché non si muovono? Ciao, No. Ammazza, come sono previdenti, quasi come se sapessero già le macchine che arrivano. Ok, si muove lui, mi muovo anch'io a sto punto. No, anche lui fa la mia stessa mossa. Metto la freccia, spero che nessuno mi tagli la strada. Ok, ho guidato da schifo, ma va bene lo stesso. Va bene, ora dobbiamo andare dritti, perfetto. Becca ancora il verde, ti prego. Vai Sky, perché fa solo i 36? Dai, forza. Mi ricordavo che fossi più veloce, più scattante. Beh, dai, adesso c'è una bella discesa. Ah, siamo già al limite. In città così potrebbe esserci tipo un autovelox da qualche parte, quindi magari rallentiamo giusto un poco, poco. Ok, no. Andiamo dritti. Perfetto. Ora acceleriamo, qualcosa c'è il limite dei 90, quindi andiamo tranquilli. Ah no, qua è 40, rallentiamo un attimo, 40 però, ah no, ok, lo prende, bene. Pensavo già che fosse tipo solo il cartello, ma non ci fosse il limite, vero? Invece no, 40, perfetto. Voilà. Corsia di accelerazione. Ah no, come non detto, sbucchiamo già direttamente in una corsia, ottimo. Siamo in quinta, però dovremmo salire un po', perché altrimenti qua... Facciamo che gli metto già subito di brutto il cruise control e io lo tiro su a 90, così rimaniamo nei limiti. Poi se vediamo che c'è qualche pezzo che ci spira un pochino di tranquillità senza autovelox, speriamo anche di più. Ok, frontiera, passiamo in Francia. Ok, quindi dal Lussemburgo alla Francia. Ottimo, ottimo, ottimo. Immagino che il nostro tragitto sia solo Lussemburgo, Francia e poi dopo Svizzera direttamente, immagino. Tac. Perfetto. To Trust Security. Non ho idea di cosa voglia dire, ma va bene lo stesso. Ok, stiamo iniziando a tirare un pochino. Ottimo, ci piace questa cosa. Qualcuno di voi ragazzi mi ha detto di aggiornare la ProMod, perché mi avete detto che hanno aggiunto delle città italiane. Come sapete... Cioè, non so se tutti lo sanno, ma il nostro obiettivo è... Vabbè, un po' di episodi fa abbiamo comprato questo Scania qua, che è nostro, quindi adesso abbiamo un camion tutto nostro che modificheremo, sistemeremo per bene. Il nostro obiettivo qual era? Era scendere giù in Italia ed esplorarcela un po', cioè fare, magari comprarci anche un garage lì e iniziare a sfruttare un po' di più la zona italiana. Però non lo so, nel senso che aggiornare la mappa per me è sempre un casino, perché ho un sacco di mod inserite, quindi di solito le nuove mappe aggiornate vuol dire che devo anche aggiornare il gioco. Ma oddio, no, non voglio fare un incidente. Bella passa, dai, forza, sto infrangendo la legge per te. Ok,
Comunque stavo dicendo che per me è un po' un casino aggiornare, perché devo aggiornare proprio anche tutto il pacchetto di mod. Quindi non lo so, non lo so. Magari prima arriviamo in Italia, come il nostro obiettivo, e poi dopo vedremo. In teoria in questa puntata dovremmo riuscire ad arrivare a Ginevra, e poi da Ginevra all'Italia basta un'altra puntata. Così finalmente, da dove eravamo, eravamo tipo in Scandinavia, o questi posti qua dove abbiamo comprato il camion, siamo scesi giù. Sono più che contento. E poi sono anche contento perché ho tipo superato i 12.000 km su questo profilo, che non è male. Perché l'altro profilo, quello che abbiamo usato prima di avere il problema che si era buggato il salvataggio, era anche quello sui 12.000, quindi vuol dire che abbiamo recuperato. Ora io sto girando un po' troppo veloce in effetti, ma va bene lo stesso. Cioè un po' troppo veloce, sono nei limiti, però un po' esagerato. Vabbè, mettiamoci nella corsia veloce, perché qua mi sembra che siano tutti un po' delle lumache, perché li sto riprendendo, quindi questa non è quella che mi ha fatto lo scherzetto prima, vero? No, non mi pare. Penso che questo weekend vedrete, visto che Pro Farming l'ho portato, rallentiamo perché 70 all'ora. Aspettate che risetto il limite. Ok, penso che di piano, ok, porterò questo weekend questo episodio qua, ma anche un'altra serie che non sarà Farming. Adesso devo ancora decidere quale. Molti di voi mi hanno chiesto di portare Dirt Rally, visto che sarà tipo 4 mesi che non porto un episodio. Beh, no, 4 no, però ma potrebbe anche essere quasi, perché penso di averlo fatto a fine settembre, quindi quasi 4 3 mesi tutti. E niente, comunque forse porterò quello, perché come vi ho già detto Pro Farming l'ho già portato tipo 4 giorni di fila, 5 giorni di fila, cos'è che, e quindi preferivo premere un attimo sul freno, così chi non riesce a stare dietro, perché so anche che c'è gente che vorrebbe guardare Pro Farming, solo che pubblicandolo ogni giorno magari non riesce a starci dietro. Così se gli piace guarda Eurotruck, altrimenti può riprendersi anche su Pro Farming. Perfetto, tac. Voilà. Ok, ottimo. Poi tra l'altro adesso dovrei riuscire a parlare un pochino con Giuliana, così ci organizziamo anche per portare qualche altra serie che mancava, che devo fare con lui, quindi perfetto. Ok, mo andiamo avanti, proseguiamo sulla nostra strada. Quanto manca? 300 km, 350 in realtà. Non è male, dai, si fa tranquillamente. Ok. Cos'è quel traliccio stranissimo? Sembra più un albero di Natale che un traliccio. Vabbè. Francesi sono strani, sempre detto, i francesi sono strani. Ok, ma magari uno di quei pezzi in cui posso sparare sui 120 all'ora come in American Truck, no? Io per queste serie secondarie mi sto basando molto su Facebook, per chi ha messo mi piace alla mia pagina ufficiale, che ricordo si chiama come il canale Agromoderni, e mi segue, quindi saprà che ogni tanto faccio questi sondaggi live, che sono sondaggi in cui si vota utilizzando le varie reaction, Facebook reaction. Ah, io magari c'ho Telepass, mi voto su Telepass, che non c'è. No, non c'è Telepass. Ciao Telepass. Come non detto. Ok. Ok, perfetto. Comunque, sto facendo questi sondaggi live, e su quello che mi sto basando molto per decidere che serie portare. Per esempio, io, fosse stato per me, avrei anche portato già un po' di settimane fa American Truck. Ma nei sondaggi poi esce che alla fine sono tipo neanche il 2% delle persone che lo vorrebbero vedere, e quindi desisto un po', anche se prima o poi un episodio lo farò, perché è uscito l'aggiornamento, ve l'ho già detto, quello del rescale della mappa, quindi dovrebbero esserci molti più dettagli nella mappa, dovrebbe essere molto più figo giocarci. Ora rimettiamo di nuovo velocità di crociera e ributtiamo su I-90. Per chi è una cosa che mi chiedete spesso, per la velocità di crociera, beh, potete andare prima di tutto nei comandi e guardarvi che tasti avete impostato. Che cazzo fa questo? Cosa vuoi fare? Ma mi spieghi che cavolo vuoi fare? Mi hai fatto fare colonna dietro. Ma ti rendi conto? Cioè, io sto facendo di te, per colpa tua sto facendo i 30. Mi hai fatto rallentare in salita. Ti rendi conto? Vabbè.
Comunque, per quanto riguarda la velocità di crociera, vabbè, io l'ho impostata, non so se è già di default, comunque l'ho impostata con il tasto C, quindi io premo C. Poi qua sulla dashboard, cioè sul volante, no, vabbè, prima la regolo con più e meno, io mi sono impostato più e meno del tastierino numerico, del numpad, per regolarla, gli ho messo scaglioni di 5 perché non mi interessa fare scaglioni più piccoli. E nel caso in cui non riuscite a vederla, è perché magari c'è, che ne so, questa visuale qua sul volante. Voi guardate il cruscotto, guardate, premendo I, che è quello che serve per cambiare le informazioni sulla dashboard. Vedete che cambiano le informazioni finché non arrivate qui, dove c'è la vostra velocità di crociera impostata. Poi dipende ovviamente da ogni camion ha il suo cruscotto, il suo quadro, con informazioni disposte in modo diverso. Comunque c'è su tutti in teoria. Ok, siamo sparati ai 90 all'ora, sembra però di viaggiare tipo ai 120, non riesco a capire come mai, ma va benissimo così, noi non ci lamentiamo. Ok. Che fai, la sborona tu con la Mini Cooper? Pensi che io non posso andare così veloce? Allora, portiamoci ai 115, dai, vediamo se il nostro Scania ce la fa. Non mi ricordo più cos'è che stiamo trasportando. Vetro imballato, 22 tonnellate, ammazza, ammazza. 22 tonnellate, ecco perché non abbiamo tutta questa gran ripresa. Vabbè che si può ancora fare molto su questo camion, non vedo l'ora di montare motori più potenti e quant'altro, però. Ah, e torno sul discorso che forse avevo già anche accennato nella scorsa puntata. Alcuni di voi si sono proposti per farmi una skin, per il camion, cioè, per chi non lo sapesse, Eurotruck dà la possibilità di inserire, diciamo, delle livree. Beh, se qualcuno di voi ne vuole fare una a tema, diciamo, agromoderni, mi contatti, perché così io vi passo anche magari il file del logo già ritagliato, il mio font che utilizzo ufficiale e queste cose qua, molto molto fighe. Ah, tra l'altro avevamo anche, non mi ricordo se era uscito qualcosa, avevamo anche parlato del discorso, ecco, mettiamoci così. Del discorso nome, perché volevamo dare un nome a questo camion, ma non mi ricordo se era uscito qualcosa. Inizia, io vado ai 103, questo qua quanto cavolo va? Wow, 22 tonnellate sparate ai 103. Beh, però in effetti, sono più di 22 tonnellate, perché immagino che ci sia ancora il rimorchio, cioè la tara, e poi la motrice, più io non è che peso poco. Ok, ora tiriamo dritto. Teniamoci in corsia di sorpasso, così diamo fastidio a tutti quelli che tentano di sorpassarci. 104 all'ora, molto molto buono. Sì, beh, abbiamo decisamente un altro passo, ma le strade ce lo permettono. Più che altro, tipo, so già che fra qualche curva magari mi ritroverò con. Ehi, quello aspetta un autovelox e inchiodo e da dietro mi sbattono dentro. Termini tecnici, mi sbattono dentro, Ovviamente, non prendeteli come doppi sensi. Ok, continuiamo. Perfetto. I panorami non sono niente male, eh? Sarò sincero. Carini, carini. Ripeto, visto che molti me lo chiedete, allora, non ho messo i link per le mod solo perché qualcuno di voi mi ha passato direttamente degli zip e queste cose qua, quindi non ho i link originali. Però se vi andate a vedere un po' di puntate fa, ho fatto vedere la lista, così potete cercarvela anche voi con Google. Google è uno strumento potentissimo, quindi le trovate subito, penso che non siano difficili da trovare. Per quanto riguarda invece la mappa, beh, sappiate che ho visto un cartello che non mi piaceva. Per quanto riguarda la mappa, invece sappiate che, ecco, infatti. Ah ah! Ci hai provato? Ah ah! Volevi farmi una multa, eh? Ah ah! T'ho fregato io. Comunque stavo dicendo che la mappa è la ProMod. Che in realtà la ProMod non è solo una mappa, ma è anche un pacchetto di mod per aumentare la realisticità, il livello di realtà in Eurotruck. Quindi è molto utile. C'è un po' macchinosa da scaricare, nel senso che se la scaricate dal sito ufficiale, cosa che vi consiglio perché ci sono tutti gli aggiornamenti. È molto pesante, dovete forse registrarvi perché è tipo un forum, però merita, ragazzi, fidatevi, merita. E più che altro è molto aggiornata, a me continuano ad arrivare le mail, ehi, guarda che è stata aggiornata, ehi, guarda che è stata aggiornata, quindi wow. Poi ho guardato, adesso ci sono stati i saldi su Steam, no? Per come
com'è che si dice? Sì, beh, tutti i giochi, sali su Steam, e ho guardato se il nuovo DLC di Eurotruck andava in sconto, ma non è andato in sconto, quindi non l'ho preso. Tanto, come vi ho già detto, non, adesso abbiamo questa mappa da esplorarci. Poi non lo so cosa succederà più avanti. Allora, qua dobbiamo uscire. Quindi mettiamo freccia a destra. Magari iniziamo a rallentare. Rallentiamo un po' di più. Ancora. Ok, ora va più che bene. Sembro già il mio istruttore di guida. Che le rotonde le devi prendere 15 all'ora. LOL. Ok, ora a sinistra. E deve andare la precedenza. Freno. Vediamo se c'è qualcuno. Sì, tanta gente. Il fatto è che non ho mai capito perché diavolo dovrebbero mettere il dar la precedenza così lontano che uno non riesce neanche a vederlo. Cioè, ogni tanto è odiosa sta cosa. Poi lamentele di uno che non ha ancora preso la patente, sta solo facendo le guide e già si lamenta del codice della strada o di chi progetta le strade. Wow. Con che autorità. Ok, è come se tipo uno che ha aperto il canale da 10 giorni venisse a criticare me. Tu fai poche serie! Che poi non è vero, perché ne faccio tantissime, però... no telepass, giusto? No telepass, qua i francesi non sanno neanche cosa sia. Ah giusto, ma il telepass è internazionale. Me lo sono sempre chiesto. Ok, tac. 43 euro di pedaggio, ammazza. Ok. Beh dai, siamo a metà viaggio quasi, da quando siamo partiti. Anzi, l'abbiamo già superata la metà, più o meno. Ottimo, ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo. Non so se farò un montaggio in questo episodio o se lascerò tutto integrale. Probabilmente lascerò tutto integrale. Genève. Genève per sinistra. Com'è? Gauche, gauche. Gauche. Voilà. Ok, vietato il sorpasso, ma no problem. Noi intanto abbiamo solo un camion che ha voglia di andare ai 90. Adesso lo impostiamo ai 90. No, anzi, facciamo 80, perché se c'è il limite dei 60 vuol dire che agli 80 sarà già difficile guidarlo, soprattutto con il peso che ha. Più che altro su queste stradine di solito non trovi mai nessuno che ti... non trovi quasi mai autovelox o cose del genere. Non è, per fortuna non è come se su American Truck che ci sono le pattuglie che girano, cioè, ci sono più pattuglie che abitanti. Questa cosa non me la spiego. Se tu giri per l'autostrada ti becchi minimo 20 pattuglie, quando magari avrai incontrato 50 macchine in totale. Vabbè, ok, siamo ai 72, però mi sembra abbastanza gestibile come situazione. Ah vabbè, tutta dritta. Tirerei quasi sui 90. Tiriamo su, dai. Tac. Perfetto. Laggiù vediamo un camion con una cisterna. Dovrebbero essere i rimorchi che trasportano il cemento, quelli lì. Ho un amico che li guidava. Sì, sì, sono proprio quelli. Oltre al fatto che forse c'è uno che... Io ho un camion, uno che fa il camionista, abita dietro casa mia e porta sempre durante i weekend o comunque quando non lavora il camion anche col rimorchio dietro casa parcheggiato, e mi pare che un po' di volte anche portato qualcosa del genere. Ok, abbassiamo a 60. Niente da fare. Niente da fare. Sorpassiamo. In curva. Così bellamente non ce la facciamo perché ho frenato troppo, no. Rentriamo in corsia. E ora sorpassi, sto facendo una cosa molto molto rischiosa. Spero che non sbuchi nessuno da un momento all'altro. È tanto 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 rischiosa. Ok, no, era un camion in lontananza, perfetto. Ciao Renault Premium. Ok, ora direi che possiamo rientrare tranquillamente. Perfetto, qua c'è il limite dei 60. Noi stiamo andando agli 80. But don't worry. Ah, giusto, qua dobbiamo... Puoi girare per Genève. Cioè, in pratica comunque queste mappe qua sono talmente ben fatte che uno, anche se volesse non utilizzare il navigatore, ma si volesse basare solo tipo cartina e poi segue i cartelli stradali, ce la farebbe tranquillamente. Ottimo, ottimo, è una bella cosa. Indice che la mappa si è ben sviluppata. Poi
ripeto, io di Eurotruck sono una pippa. Cioè, mentre di Farming Simulator comunque, cioè, ci gioco da tanto tempo, sono stato membro di tanti staff, di forum, ho collaborato con tanti modder, per fortuna sono uno youtuber abbastanza conosciuto nella community, queste cose qua, con un tempo conoscevo anche qualcosina sul modding, poi Farming si è evoluto talmente tanto, io ho avuto sempre meno tempo, non ci sono più stato dietro, allora lì qualche competenza ce l'ho. Qua su Eurotruck sono proprio una pippa, cioè, boh, sono proprio meno che zero, però va bene lo stesso, ci giochiamo lo stesso, certo non sarà iperrealistico, ma amen. Tipo retarder, io so solo che serve per frenare, ma non ho mai capito che cavolo c'è nella realtà, immagino che esista il retarder, ma non ho proprio idea di cosa sia. Se qualcuno di voi sa cos'è il retarder, magari mi faccio una spiegazione, non troppo tecnica, ma neanche proprio è una cosa che schiacci se frena, grazie. No, se c'è qualcuno di voi che lo sa, magari me lo scrive nei commenti, sono più che contento. Allora, tentiamo di superare il corriere, eh? Cosa consegni? Sei ancora uno di quelli lentissimi che consegnava per il Black Friday ma non è ancora arrivato a destinazione. Oppure uno di quelli che contiene i regali di Natale che purtroppo non sono riusciti a partire prima. Ho intravisto una... No, ok. Avevo intravisto una sagoma, ma... Cos'è, un Iveco? Sì, carino. Potremmo comprarci e poi un Iveco per il nostro dipendente. Rallentiamo qua. Cos'è che succede? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Meno male che l'ho visto in tempo, sennò... Diamo il freno, va. No, come non detto. Ok, freccia a sinistra. Voilà. Ma che bravo. Sta anche proprio sul... No, come non detto, non è stato sulle linee. Io sono stato sulle linee, senza tagliate. Ottimo. Uè, cosa fai lanciato così? Bello però quel... Mamma mia che bello. Grosso così quel man. Un po' il colore, color cioccolatino per non dire altro, non è che ci piace tanto, però va bene lo stesso. Ah, Geneve qua. Ah, ok. Ah no, Geneve ci dice di andare dritti, perfetto. No, stavo per dire, ecco, ho parlato dei cartelli, adesso sbagliano, invece no. Di lei, Lyon. Guardiamo un attimo la mappa solo, per capire a che punto siamo. Sì, magari se non si blocca, ok. Ah, ma siamo praticamente arrivati, dai, ci siamo ragazzi, ci siamo. Cioè, guardate, siamo partiti da lassù. Perfetto, perfetto. Non mi ricordo neanche quanto ci pagano, ma spero bene. Multe non mi pare che ne abbiamo prese, non roviniamoci proprio adesso. Danno dovremmo essere a zero. 3% al camion, ma forse c'era già da prima, se non sbaglio. Non mi ricordo, perché purtroppo una volta registravo, portavo poche serie, e forse da un certo punto di vista era meglio, perché mi ricordavo cosa facevo tra un episodio e l'altro. Adesso invece è proprio... Nisba, tante volte devo andarmi a rileggere i commenti dei vecchi episodi perché non mi ricordo neanche più che cosa dovevo fare. Ok, passiamo il confine con la Svizzera. La Svizzera è una nazione. Ok, basta. Le grandi canzoncine popolari. Ok, qua c'è il limite dei 60. Alt, stop, stazione. Polizia, che bello questo loghino, proprio molto molto carino, sembra tipo di una pastiglia. Adesso ragazzi possiamo girare, andare in mezzo alle strade dicendo Ricola, così vediamo se ci rispondono. Oh no, c'erano le strisce lì per terra, sono quelle che vibrano. Dà un po' fastidio perché senti subito se hai tagliato una curva. Ok, qua c'è il limite degli 80, ma io direi che un 100 ce lo possiamo concedere. Tanto ormai ragazzi siamo diventati proprio dei po'. Che po' che siamo. Allora, velocità di crociera 100 all'ora, voilà, ciao. Se però da lontano scorgiamo un qualche tipo di cartello che ci potrebbe... Ah, ma qua c'è già il limite dei 100. Ah, boh. Vediamo, beh, se lo superiamo. I cani che abbaiano così a caso. Se scorgiamo un qualche tipo di autovelox, comunque cerchiamo di rallentare. Ok, Geneve, dritto. Torino, a destra, no, che peccato. Ok, non fate brutti scherzi, tu, tizio, perché io ti conosco. C'è il camion giallo canarino, potresti da un momento all'altro fare scherzi. Sembrate di vedere un gatto. Così, random. Ah, vedo la bandierina invece.
Ottimo, sulla mappa c'è già la bandierina. Ottimo, ottimo, ottimo. Sparati ai 100 all'ora. Qua c'è il limite degli 80 e come situazione stradale mi fa presagire che c'è un auto. Cos'è? 56 all'ora? No, 50. Eppure il limite è ancora 80. Geneve esplorato. Ok, direi che magari rallentiamo un attimo solo perché siamo in città. Dove per rallentare si intende smetto di schiacciare sull'acceleratore e basta. No, non ce la facciamo. Che incolonnamento da schifo, Gromaderry. Mi meraviglio di te. Vediamo da fuori. No, ci sono stato ancora. Beh dai, mica male. Torniamo in cabina, va. Togliamo il freno a mano. Cioè, il freno di stazionamento. Ok. Un chilometro, un minuto. Ottimo, ragazzi, vi avete resistito. Questo episodio, come al solito, è venuto lunghissimo. Ma va bene. Va bene lo stesso, dai. Già li faccio... Già faccio Eurotrack poche volte. Almeno potete magari tipo dividervelo. Non ho controllato. Non ho controllato in effetti. Prima di fare questa svolta qua. Prima di mettermi. Ah, stop. Così intravedo. Ok, sta per diventare verde. Verde. No, che brutti questi semafori qua. Io li odio. Allora, ti metti in prossimità del centro. Dai! Dai! Vabbè, allora vado io. Pare che la precedenza te la dovevo dare io comunque. Magari lui la dava a qualcun altro, ma... Ok. Fiege, per non dire altro. Fighe. Ausfigesen. Perfetto. Allora, tentiamo una manovra molto molto acab. Non me la sento di... Ecco, infatti, non sarei neanche riuscito a capire che eravamo messi storti. Però non eravamo messi proprio malaccio, eh. Tac. No, non basta, non basta, non basta, non basta. Oh, bene. Bene, almeno questo. Allora, raddrizza tutto dall'altro. Dall'altra, non dall'altro. Tac. Dai, dimmi che riesco a farla al primo colpo. Dai, dai, dai. No! Sterza, che brutta manovra. Però dovrebbe prendermela. Dai. No, eh. Tac. Raddrizziamo un attimo. Lo so, ragazzi, sono una pippa. C'è poco da fare. Poca pratica. Puoi farla con un non immagino. Con la tastiera mi pare che fosse ancora più incasinato. Però col volante di sicuro avremmo... saremmo più bravi, ok. Allora adesso volevo farlo per una volta volevo farvi vedere l'animazione del se funziona su questo carro qua, perché magari una mod non va l'animazione. Vediamo T. Infatti non funziona, c'è solo disaccoppiamento e basta. Va bene, ok, lavoro eccellente. Danni zero, ti prego. Ok, danni zero. Bonus parcheggio preciso. Bonus consegna urgente. Ok, ottimo. Ma il livello 12 ci eravamo già? O l'abbiamo passato? Adesso guardiamo, ragazzi. No, ok. Allora, cosa potremmo fare? ADR, potremmo iniziare a fare ADR. Però io sinceramente, ragazzi, farei un bel carichi fragili. Che ci fa fare consegne più lunghe con i carichi fragili. E ci fanno... ci pagano di più. Penso, sì. Andiamo di carichi fragili per stavolta. Poi dovremmo anche iniziare a pensare a guida economica, perché adesso il gasolio è a carico nostro, quindi potrebbe anche interessarci. Va bene, quindi carichi fragili, perfetto. Ok, applica. Così vediamo anche quanti soldi siamo. Non ho visto quanto ci ha dato, 22.000 mi pare. Ottimo, comunque siamo a 73.000. Mi pare che non abbiamo chiesto il debito, no? Vediamo un attimo, ragazzi, guardiamo insieme, perché non mi ricordo neanche più io. Mappa, banca. Prestiti attivi zero. Ma perfetto, ragazzi. Qui abbiamo 70.000 euro da investire per modificare il nostro camion. Sono più che felice, ragazzi. Più che felice. Va bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un like per farmelo sapere. Se avete qualche idea per i prossimi episodi, fatemelo sapere nei commenti. Io penso che continueremo il nostro viaggio, perché adesso siamo a Ginevra e ci vuole davvero poco. Come avete visto prima, c'erano già le indicazioni per scendere per Torino. Quindi magari, che ne so, ci facciamo Milano,
Sì, Ginevra. Dove si siamo? Ginevra è un po' brutto farsi Milano, perché immagino che dobbiamo farci tipo questa strada qua. Sì, penso che sia. Magari passare da Berna, che non l'ho mai esplorata. Vabbè, comunque poi ci faremo il nostro bel viaggetto. E voglio esplorarmi assolutamente Vicenza, Venezia, Modena. Non c'è Bologna. Ah sì, Bologna. Bologna è gigantesca. Mamma mia. Bologna e quanta Agrovista. Bon, devo andare ad Agrovista, ragazzi. Devo andare ad Agrovista. Va bene. Boh, allora ci vediamo nella prossima puntata, oppure domani alle 15, sempre qui sul canale, su Agromoderni. Da Agromoderni è tutto. Ciao a tutti, ragazzi.